Sindaco Enzo Ferrandino, molti disagi per i lavori nella zona Castiglione a confine tra Ischia e Casamicciola, tante lamentele dei cittadini. Qual è la situazione e si potrebbero evitare questi lavori? Allora, dobbiamo dire che i lavori di cui alle polemiche delle ultime ore, sia polemiche manifeste sugli organi di stampa che polemiche palesate da un punto di vista politico, sono lavori afferenti il vicino e confinante comune di Casamicciola Terme, guidato dall'amico sindaco Giovan Battista Castagna. Chiaramente i disagi si stanno creando, sarebbe auspicabile che questi lavori venissero svolti in orari notturni proprio per lenire e ridurre al massimo il disagio che si sta venendo a generare. L'ho ascoltato un po' così rammaricato per quanto rappresentato di fasullo di eventuali problemi connessi ai lavori che si stanno realizzando sulla via Quercia, che invece insistono nel comune di Ischia. Sono lavori che vanno avanti da mesi, che rientrano all'interno di un progetto più ampio di riduzione del rischio idrogeologico, che prevedeva la realizzazione di un muro di sostegno che attendeva da svariati decenni di essere messo in sicurezza e che creava situazioni di pericolo imminente per coloro che frequentavano quella strada. E al netto del blocco dei lavori per il lockdown, le lavorazioni stanno andando avanti in maniera molto celere e comunque erano già iniziate in epoca precedente a questi lavori della metanizzazione del vicino comune di Casamicciola. Auspichiamo che quanto prima ci si renda conto dell'esigenza di realizzare questi lavori in maniera diciamo, serale, notturna, così come sono stati anche realizzati in zone di confine con l'altro comune confinante montano, il comune di Parano di Ischia, negli anni scorsi, dove pure si sono comunque effettuate le lavorazioni e non si sono creati disagi come nel caso di specie si stanno generando in queste prime giornate lavorative. Ci sono già stati dei contatti con Castagna, avete avuto modo di sentirvi? Sì, informalmente perché ci stanno creando dei disagi anche per quanto riguarda il sistema di collegamento dell'EAV e quindi ci siamo contattati dove ho avuto da parte del sindaco di Casamicciola la disponibilità ad affrontare il problema e cercare di risolverlo come egli fa usualmente.